Trapani, scoperta maxi truffa sui fondi europei per la formazione professionale, arrestate due persone. Calatafimi, sorpresi a rubare all'interno di un'abitazione, due uomini arrestati dai carabinieri. Mazara, l'ospedale a Belaiello avrà il punto nascita, parola di Fabrizio De Nicola. Mazara ancora freddo, nelle scuole alla Boscarino protestano gli studenti. Mazara tutto pronto per la notte dei licei, stamattina presentata la manifestazione. Buongiorno a tutti, bentrovati al TG Vallo. Apriamo il nostro notiziario parlando dell'operazione della Guardia di Finanza di Trapani, nell'ambito della quale questa mattina sono state arrestate due persone per percezione indebita di fondi comunitari destinati alla formazione professionale. Tra gli arrestati anche il rappresentante legale di ANFE Sicilia. Sentiamo. Avrebbero messo in piedi un meccanismo per percepire in maniera indebita finanziamenti comunitari destinati alla formazione professionale in Sicilia. Per questo motivo sono state arrestate e poste ai domiciliari i palermitani Paolo Genco e Baldassare Di Giovanni. Il primo è il rappresentante legale dell'ANPE, storico ente formativo dell'isola, mentre Di Giovanni, ritenuto dagli inquirenti sodale del Genco, è il titolare dell'azienda General Informatic Center e Coreplast, entrambe fornitrici dell'ANPE. Ad eseguire le misure cautelari sono state stamattina i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, così come disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Trapanese su richiesta della locale procura. La presunta truppa sarebbe stata perpetrata ai danni della Regione e dell'Unione Europea dal 2010 al 2013 per un ammontare complessivo di contributi pubblici indebitamente percepiti pari ad oltre 53 milioni di euro. Oltre all'arresto dei due palermitani, le Fiamme Gialle hanno proceduto anche al sequestro di ben 41 beni immobili per un valore di circa 2 milioni di euro. L'operazione rappresenta l'epilogo di una lunga e delicata attività di indagine svolta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza Trapanese nel settore dei finanziamenti pubblici destinati alla formazione professionale. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, Genco, in accordo con Di Giovanni, avrebbe rendicontato all'ente erogatore dei fondi pubblici, mediante la produzione di false fatture di acquisto, costi per beni e servizi mai effettivamente forniti. La notevole massa di denaro utilizzata per giustificare il pagamento delle fittizie fatture di acquisto sarebbe ritornata poi nella disponibilità di Genco, che in un secondo momento avrebbe reinvestito tali proventi nell'acquisto di numerosi immobili. Immobili formalmente intestati in parte ad una società immobiliare denominata La Portezza ed amministrata da Di Giovanni, ed in parte ad una dipendente dell'ANPE, anche lei coinvolta nella frode ed indagata. In tutto le persone indagate sono sei, con l'accusa di concorso in truffa aggravata finalizzata all'indebita percezione di erogazioni pubbliche. Si chiamava Sebastiano Sieli, il 72enne marsalese morto folgorato ieri mattina nella sua abitazione a Torretta Granitola. L'anziano a quanto pare era rimasto senza corrente elettrica e avrebbe chiesto un intervento di riparazione per riattivare l'energia. Nel frattempo si sarebbe messo ad armeggiare con il contatore e sarebbe rimasto folgorato. Sieli è stato soccorso dal 118, ma non c'è stato nulla da fare sul caso, indagano i carabinieri. Due topi d'appartamento sono stati tratti in arresto dai carabinieri della compagnia di Alcamo. L'arresto è scattato ieri pomeriggio a Calatafimi. Sentiamo. Due topi d'appartamento sono stati tratti in arresto ieri pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Alcamo. Si tratta del 33enne Giuseppe Vattiata e del 57enne Salvatore Fiorello, entrambi pregiudicati, colti in flagranza di reato a Calatafimi, mentre stavano mettendo a segno un furto all'interno di un'abitazione nella quale si sono intrufolati dopo aver forzato un infisso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato a seguito di una segnalazione telefonica.
L'abitazione presa di mira dai due uomini era disabitata, in quanto i proprietari si trovavano all'estero per motivi di lavoro. Vattiata e Fiorello non hanno posto resistenza ai militari. All'arrivo dei carabinieri, i due arrestati avevano già caricato su una motoape alcuni componenti della cucina, vari set di posate e utensili per la casa. Il mezzo, peraltro, era privo di targa, assicurazione e carta di circolazione. Dopo le formalità di rito, Vattiata e Fiorello sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato in attesa della convalida dell'arresto. La Polizia Ferroviaria di Trapani ha diffuso i dati relativi ai controlli effettuati a fine anno. Durante i controlli sono state identificate in totale 147 persone, di queste 95 a bordo dei treni. I controlli hanno riguardato anche la prevenzione dei furti di cavi di rame. Sono stati controllati nei pressi della stazione 14 autoveicoli ed elevate ben 3 multe per infrazioni al codice della strada e al regolamento della Polizia Ferroviaria. Problematica riscaldamenti nelle scuole di Mazara del Vallo. Questa mattina, a seguito di alcune segnalazioni, ci siamo recati nella struttura della scuola media Boscarino. Al nostro microfono abbiamo ascoltato la dirigente dell'istituto scolastico Maria Luisa Asaro e il vice sindaco di Mazara Silvano Bonanno. Sentiamo. Da alcuni giorni ci sono delle segnalazioni per quanto riguarda i riscaldamenti nella scuola. Com'è la situazione? E allora, la situazione è questa. Già da lunedì 9 gennaio dovevamo accendere, come voi ben sapete, l'impianto di riscaldamento, se non che la ditta incaricata per la prima accensione e la manutenzione della caldaia dell'impianto ha avuto dei problemi tecnici e logistici e quindi non ha potuto eseguire questa accensione. Ma comunque devo dire che già da martedì, e quindi già da 2-3 giorni che sono funzionanti i termosifoni, quindi è già acceso, è stato acceso l'impianto di riscaldamento. Se non che ci sono ancora dei problemi legati alla vetustà delle piastre e quindi stiamo provvedendo a sostituire e a riparare laddove è possibile. Queste segnalazioni riguardano anche altre scuole di Mazara, com'è la situazione? Sì, le segnalazioni sono pervenute da parte di quasi tutte le scuole, la maggior parte, ma diciamo innanzitutto che le caldaie sono tutte accese, ad eccezione di una caldaia che è quella della via Livorno, e oggi dovrebbe arrivare il bruciatore che è stato ordinato 20 giorni fa e quindi sarà messa in funzione nel più breve tempo possibile. Purtroppo ci constatiamo che ci sono problemi nelle piastre, sono piastre di 30 anni fa che non fanno più circolare l'acqua calda e quindi molto probabilmente devono essere cambiate. Siamo stati stamattina qui con il dirigente dell'ufficio tecnico, con il Gemma della Pinta, e adesso stiamo provvedendo ad acquistare questi nuovi elementi in maniera che quelle scuole che hanno questi problemi non si verifichino più. Stamattina per esempio 3 classi nella scuola dell'Edda, in via dell'Edda, non sono entrate perché le piastre non funzionano, stiamo provvedendo ad acquistarle e così speriamo di risolvere questo problema. Restiamo a Mazara del Vallo per parlare invece della questione ospedale Abele Aiello, classificato come struttura di base. L'ASP di Trapani oggi ha fatto sapere che all'interno del nosocomio mazarese sarà operativo in ogni caso il punto nascita. Sentiamo. Di solito non replichiamo alle strumentalizzazioni politiche, da amministratori non ci appartengono, ma quello che in questi giorni sta accadendo a Mazara del Vallo ci obbliga a fornire un chiarimento, speriamo definitivo. Il nuovo ospedale Abele Aiello avrà anche il punto nascita e questo non è un annuncio ma un fatto. Lo ha precisato oggi il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabrizio De Nicola. Il punto nascita prosegue ancora De Nicola, infatti era stato sospeso temporaneamente con decreto dall'assessore Massimo Russo, in quanto l'ospedale era stato chiuso per i lavori di ristrutturazione e ampliamento.
con il nostro atto aziendale numero 756 del 2016, approvato con decreto dall'assessore alla salute Baldo Gucciardi il 1 marzo 2016, questo è stato ripristinato, visto che la struttura era praticamente pronta, prevedendovi i reparti di ostetricia e ginecologia, di neonatologia e di pediatria. E questo lo abbiamo sempre confermato in questi mesi anche al sindaco Cristaldi. La nuova rete di emergenza-urgenza annunciata dall'assessore nulla cambia su questo punto, prosegue ancora De Nicola. Questi reparti si aggiungono a quelli già annunciati dall'assessore Gucciardi. Questo nei fatti, a prescindere dalle classificazioni o dalle sigle, fanno della Bella Iello non solo un grande contenitore, essendo una struttura all'avanguardia con attrezzature di ultima generazione, ma anche un grande ospedale pienamente rispondente alle esigenze di salute dei cittadini mazzaresi, di cui io al loro posto sarei fiero, ha concluso De Nicola. Il resto sono solo inutili polemiche. E sempre sulla questione ospedale a Bella Iello si registra oggi una nota dei consiglieri comunali Giorgio Randazzo, in rappresentanza del gruppo Scelta Libera, di Francesco Foggia, Giacomo Cangeme e Giovanni Iacono. I consiglieri firmatari del comunicato, tra le altre cose, hanno preannunciato uno sciopero generale che coinvolgerà tutta la cittadinanza mazzarese. Non ci fermeremo, si legge nella nota, finché non verrà dato un senso ai 40 milioni di euro spesi fino a oggi e la nostra città non verrà risarcita da anni di puro opportunismo politico, a causa del quale è stata sempre tagliata fuori dalle scelte che contano. E di ospedale si occuperà questa sera anche la nostra emittente, con uno speciale televallo che potrete seguire a partire dal 21:35. I giovani che nel corso del 2017 compiranno 17 anni di età hanno il dovere di farsi inserire nella lista leva del comune in cui sono domiciliati. Lo rende noto Palazzo dei Carmelitani. Sebbene sia stato sospeso il servizio militare di leva obbligatorio, si legge nella nota del comune, ogni ente deve provvedere annualmente all'aggiornamento della medesima lista. Domenica prossima la Chiesa celebra la giornata mondiale del rifugiato e del migrante, quest'anno dedicata al tema dei bambini e degli adolescenti sul delicato tema dei migranti minorenni, vulnerabili e senza voce. A Trapani la Diocesi propone un'intera giornata che, grazie anche all'azione cattolica, sarà ricca di vari momenti per coinvolgere e sensibilizzare sul campo, oltre che sul tema, sia gli adulti che i ragazzi. Previsti giochi, laboratori creativi e coreografici, un torneo di calcio tra i ragazzi dell'azione cattolica e dell'oratorio, alcuni ragazzi ospiti di strutture d'accoglienza per migranti in città. Domani è la notte dei licei, iniziativa a livello nazionale alla quale aderisce anche il liceo Adria Ballatore di Mazara del Vallo. Tanti gli appuntamenti in programma, la manifestazione è stata presentata questa mattina. Sentiamo. Il liceo Adria Ballatore di Mazara partecipa a questo importante evento che si terrà domani. Già da quest'anno abbiamo partecipato ad una rete nazionale dei licei classici e questa sarebbe la terza edizione, per noi il primo anno, che abbiamo intitolato anche Notte dei Licei perché nella nostra sede fanno parte sia il classico che lo scientifico e il linguistico. E questo momento è importantissimo per la continuazione di quelli che sono gli studi classici in Italia. Abbiamo voluto partecipare con un evento che vada dalla presentazione delle potenzialità della nostra scuola all'interno dell'istituto, presentando i lavori che i nostri ragazzi hanno fatto durante le attività, e uscire fuori, perché uscire fuori nella città con eventi che si svilupperanno sia al Teatro Garibaldi che al Seminario Vescovile che all'Auditorium Caruso e anche al Collegio dei Gesuiti come finale, per questa integrazione che vogliamo con il territorio e perché abbiamo educato i nostri ragazzi anche alla conoscenza di quelli che sono i beni artistici e culturali della città. E di questo devo ringraziare sentitamente intanto il sindaco onorevole Cristaldi e il Sua Eccellenza il Vescovo Mogavero che ci ha dato grande collaborazione e ci ha dimostrato grande collaborazione, ci sarà anche la sua presenza
al seminario vescovile dove faremo un caffè letterario. I direttori dei vari musei, il direttore del Museo Pepoli che aprirà il Museo del Satiro, il Museo Diocesano, la Biblioteca Diocesana e tante le associazioni quale Demetra che svilupperà dei temi, perché il nostro tema principale è quello bellezza e libertà, ma come sottofondo ha due tematiche importanti sociali che al momento ci coinvolgono particolarmente, che sono quelli della violenza contro le donne e della migrazione. Sono due temi che affronteremo nelle varie attività che presenteremo quella sera. All'Auditorium Caruso sarà una lezione del professore dell'architetto Tumbiolo, da Demetra a Franca Viola, proprio anche sui problemi della donna, e con la visione del film Artemisia. Tutti gli intervenuti sono invitati a partecipare alla chiusura, che sarà al Collegio dei Gesuiti alle ore 11.30, con la lettura del Lamento di Dana e di Simonide. La cittadinanza è tutta invitata alla partecipazione, perché è un evento che coinvolge non soltanto noi del liceo, e ringrazio anche i ragazzi, le famiglie che hanno contribuito e collaborato con noi, ma tutta la cittadinanza, perché sia consapevole che la formazione dei nostri ragazzi deve venire attraverso una cultura umanistica, scientifica che noi proponiamo. Un gruppo di 18 fedeli della diocesi di Trapani, tra preti e laici, è partito ieri alla volta del Madagascar per una missione. Il gruppo visiterà le realtà missionarie con le quali si sono avviati progetti già dal 2000, soprattutto con le suore nazarene presenti nell'Isola Rossa da circa 40 anni. Il gruppo visiterà anche Fiana Ranzoa, cuore dell'esperienza missionaria degli ultimi anni, dove c'è anche Casa Speranza, casa per senza tetto e anziani abbandonati, realizzata dalla diocesi. Il gruppo di fedeli trapanesi rimarrà in Madagascar per circa un mese. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Non ci sono altre notizie, il TG Vallo termina qui. Prima della sigla vi ricordo che questa sera alle 21.35 potrete seguire uno speciale Televallo dedicato alla sanità, in particolare all'ospedale a Belaiello di Mazara del Vallo. È davvero tutto, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.